Ciao a tutti ragazzi, ben trovati e benvenuti in questo nuovo video. È arrivato il momento di spacchettare ovviamente la collezione speciale di Charizard di Lance e anche quella di Dragapult Super. Ovviamente andrò prima a spacchettare quella di Dragapult Super perché c'è dentro una sorpresa che non si trova spesso in queste collezioni. Mi armo dei miei strumenti di lavoro e vado a sconocchiare questa collezione. Oh, che lavoretto di fino proprio ho fatto stavolta. Divento sempre più bravo. Dunque, abbiamo una spilla, due pacchetti aggiuntivi di Gran Festa e un pacchetto di Fragore Ribelle. Ma perché solo due pacchetti di Gran Festa? È presto detto. Come sempre vi regalo il codicino. Abbiamo una moneta da gioco per il 25esimo anniversario. Dovrei avercene tre con questa, se non sbaglio. Perché vengono anche con le tin, che però non ho aperto sul canale perché non le voglio aprire. E abbiamo Dragapult Super, sia in versione Jumbo, sia in versione Standard. Davvero, davvero bellissimo. L'ho preso proprio per un pelo. Davvero per le penne l'ho preso. Ce n'erano pochissimi pezzi. Mettiamolo qui. Ora, perché solo due pacchetti di Gran Festa e un pacchetto extra, invece che 4 e 2? Perché abbiamo l'album di Dragapult Super. Il regalo. Stupendo. Ci sono molte pagine a dire il vero, ognuno con quattro tasche. Beh, ottimo. Allora, vediamo un po' se mi ricordo ancora come si fa. Sì, mi ricordo. Bello. Bello, bello. Yes. Mi piace. Sì. Perfetto. Andiamo avanti. I Pokémon Super hanno fatto il loro debutto con la serie Heart Gold e Soul Silver del GCC Pokémon. In termini di meccaniche di gioco non hanno portato novità, ma non lasciarti ingannare. Questi Pokémon sono davvero straordinari. Gli effetti delle carte super non me le ricordo. Heart Gold e Soul Silver ho comprato 10 pacchetti in totale e non ho trovato nulla. Proprio c'è stato un periodo di carte Pokémon, io la quarta gen l'ho totalmente snobbata in termini di carte e me ne pento. Allora, prima di aprire Gran Festa, che voglio aprirlo tutto insieme, apriamoci Fragore Ribelle, che in termini di carte non offre granché, eh. Certo, ci sono le solite classiche eccezioni. Oddio, WV l'avevo trovato. Vabbè, ho aperto un box di Fragore Ribelle. Non mi ricordo neanche se l'ho portato sul canale o meno. Però l'ho aperto un box. Ci sono alcune illustrazioni davvero fantastiche, tipo questo Scowet. O questo Caterpie che guarda la luna sognando di diventare un Butterfree. Davvero carine, però non tutte sono memorabili. Mio Dio ragazzi, questi box già, a parte che sono andati a ruba e costano per il momento già sopra i 50 euro. Nel momento in cui sto parlando, nel momento in cui avrò aperto questo, saliranno a 100 euro. Ma ne ho un altro da parte per rivenderlo. Sì, quello me lo voglio rivendere. No, in realtà me lo tengo come tutte quante le altre cose di Charizard perché sono uno Zard Fag e quindi buona così. Pokémon degli allenatori. Ti va di fare un tuffo nel passato? I primi Pokémon degli allenatori hanno fatto il loro debutto nell'espansione Gym Heroes, più di 20 anni fa. Mamma mia. Gli allenatori dell'epoca certamente ricorderanno beniamini quali Blaine's Arcanine o Rocket Zapdos. Il nome dell'allenatore è parte del nome della carta, perciò Blaine's Arcanine poteva evolversi solo da Blaine's Growlithe e non da un Growlithe qualsiasi. Cioè, me le ricordo molto bene. A scuola c'era qualcuno che ce l'aveva, ma non in italiano, da quello che ricordo. Mio Dio, guarda qui che roba. Oh, e pensare che questo può giocarsi. È un Pokémon base? Wow, è un Pokémon base. E adesso Charizard di Lance perché è un Pokémon base. E anche Charizard di Lance ha trovato una casetta. Bello. Devo però comprare i raccoglitori per le Jumbo. No, le lascio così, libere di scorrazzare. Abbiamo un Fiamme Oscure anche da aprire, che non mi dispiace mai. Abbiamo... Energia Cattura Gold! Wow! Cavoli, ragazzi, sto trovando carte gold con queste... con questi pacchetti singoli delle espansioni. Wow! Altro degno di nota, la carta super, o meglio reverse, eccola qui, Pansir. Ah, va bene, ma non ho male davvero. E anche voltaggio sfolgorante che fa sempre piacere.
codicino. Vediamo un po'. Fabia, solo Fabia. Oh, ok, va bene. Vabbè, dato che è Fabia si può perdonare. Dai. La parte più succosa, 6 pacchetti di Gran Festa. Non so perché, ma questo qui mi ispira parecchio come primo pacchetto, vai. Ah, questi qui però sono un pochino più resistenti da aprire, eh. Quindi niente, proprio zero paccato. Questi qui sono un pochino più resistenti da aprire, ma dovrei potercela fare. Eccolo qui. Ok. Codice. Abbiamo Zekrom, Cosmog, Xerneas e ricerca accademica. È bellissimo il fatto che il professor Rock scriva anche sulla carta. Bello, bello, bello. Però accidenti, niente di nota, perché bene o male ce l'ho tutte queste, a parte Zekrom forse che non ho, o Reshiram. Zekrom mi pare che ancora dovevo trovarlo. Comunque, ok, oh, meglio di niente. Oh, questa si apre facile, easy peasy proprio. La terza dovrebbe essere la ristampa, ma non mi è capitata sto giro, quindi niente. Abbiamo Xerneas, Yveltal, ovviamente. Volevo dire un attimino Xerneas e Yveltal, bene e male, e Blastoise. Ristampa di Blastoise. Wow. E ragazzi, cioè, no, perché dico no? Perché dico no? Leggete bene. Hidrobomba. Poder de Pokémon. Danza de Lluvia. È spagnolo. Sapevo che c'era questa possibilità in questi pacchetti di trovare carte spagnole. E l'ultima. Lunala, vabbè, Lunala, insomma, niente male. Però Blastoise spagnolo. Vabbè, ok. Per carità, è Blastoise. Va bene. Diciamo che va bene, ma in realtà va male. Ok, sono un po' demoralizzato ora dal fatto che è spagnola, perché la vorrei italiana, è ovvio. Quasi quasi mi conviene comprarla a sto punto per averla sicuro italiana. Cosmoem, Cosmog di Alga e ricerca accademica. Però ragazzi, Cosmog, Cosmoem e Lunala da qua, tutta la linea evolutiva ho fatto. Preciso. Blastoise, che devo fare con te? Però bello il ruvido, mamma mia. Che devo fare? Devo trovare Charizard ora, no? Per pareggiare i conti, almeno. Quanto è dura ad aprire certi pacchetti. Oh, pacchetto conservato bene, stranamente. Codicino, come sempre. E via. Palkia, Dialga, Reshiram, Zacian V. Ok, questo già ce n'ho uno, quindi niente di che. Ecco qua. Ok. Come sempre. Abbiamo Cosmog, Lugia, Ulala. Per fortuna italiano. Anche se no, questo qui è proprio del set di queste carte. Ma perché mi sono esaltato così tanto allora? Però, e Pikachu Full Art che ho trovato. Beh, Groudon, mica male. Ultimo pacchetto del destino. Per oggi, certo. Eccola là, guarda. Tu guarda se uno poi non lo fa apposta. Dopo dice uno si deve arrabbiare. Ecco qui il codice. La prima carta, Groudon. Perfetto. Una ristampa. Oddio, Kyogre, vabbè. Bella comunque. E Mew, che ho già trovato. A questo punto l'unica cosa che davvero mi piace aver trovato è Zekrom e Groudon. Oltre a Blastoise, perché Blastoise, porca miseria, spagnolo.
Può succedere che ci siano alcune carte spagnolo, purtroppo. Non so com'è possibile, nonostante siano tagliate piuttosto bene, c'è sempre qualcosa che va male. O le tagliano male, o ci mettono carte spagnole. Ma io non, do dove sono finiti i bei tempi dei controlli proprio pressanti sul team? Niente, oggi proprio niente. Certo, anche Kyogre, ovvio. È comunque set base, quindi un posticino nel raccoglitore se lo merita. Vabbè, è andata così. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Telegram e Instagram. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.